Trattala come tale, non abusarne. Ciao community, benvenuto, benvenuta e buon giovedì. Oggi è giovedì 10 ottobre, giornata non bellissima, siamo già in clima autunnale. Si avvicina lo Samhain, un momento importante dell'anno, già come vedi ci sono le zucche nei video che compaiono, che fanno capolino nei video e che compaiono nelle miniature che metto ai video. E appunto ci avviamo verso la stagione autunnale e poi invernale. Insomma, siamo vicini alla fine dell'anno. A questo punto viene da chiedersi, ma da qui alla fine dell'anno c'è un evento in particolare che accadrà? Lo andremo a chiedere alle nostre tre varianti che ti vado a preparare davanti. Può parlare di lavoro, di amore, di crescita personale. Insomma, qual è quell'evento che ti accadrà da qui alla fine dell'anno? Stavolta scegli anche Cronos, eh? Variante numero 1, variante numero 2, variante numero 3. Andiamo anche a mettere gli oracoli, Woodland Wardens, qual è quell'evento che arriverà da qui alla fine dell'anno, che accadrà da qui alla fine dell'anno. Mettiamo anche il Botanical Magical, qual è quell'evento che accadrà da qui alla fine dell'anno. E infine mettiamo anche la Sibilla Lenormand, qual è quell'evento che accadrà da qui alla fine dell'anno. Andiamo ad identificare le varianti. Mettiamo tre piramidi di aspro legno per la prima, gemma della pace per la seconda, di aspro brecciato per la terza. Ti do qualche secondo, intanto ti ricordo che da qui a fine anno sarà già concluso e attenderà ad una nuova edizione il corso sui sigilli magici che parte a novembre 2024. Ci sono ancora 2, al massimo 3 posti disponibili. Se sei interessato o interessata a saperne di più su questa antica forma di magia che ti vado a tramandare non solo nelle sue linee generali ma anche nel mio metodo personale, puoi andare sul mio sito web www.marcobarzotti.com per vedere il dettaglio del programma e anche i tempi e i prezzi, oppure inviarmi un messaggio audio o scritto, no chiamate, per favore, su WhatsApp al numero 388 57 76 772. Ti ricordo anche che invece dopo la fine dell'anno, quindi a gennaio 2025, partirà il nuovo corso di cartomanzia e divinazione, un corso particolare che ha dato molte soddisfazioni, con una classe si sta tenendo in questo momento che è veramente molto bella, molto motivante. Li abbraccio tutti, un grande saluto. E anche in questo caso, se sei interessato o interessata, puoi andare sul mio sito web oppure scrivermi via WhatsApp. Io penso che tu abbia scelto già, ti ripeto, le varianti di aspro legno, la seconda invece è la gemma della pace e il terzo è di aspro brecciato. Io parto dalla variante del di aspro legno. Vediamo un pochino. Questo evento succederà, accadrà da qui alla fine dell'anno. Vediamo cosa. Il giudizio, la puzzola e la magnolia. Qui abbiamo il gisquiamo. E poi i pesci e il mazzo di fiori. Ci sono almeno 3-4 cose qua. La prima che mi viene da dire con la carta del gisquiamo è che comunque sarà un periodo in cui sarai molto recettivo, recettiva, e questo ce lo dice anche una carta di giudizio, che
di fatto è una carta di risveglio spirituale, quindi potrebbe essere un periodo per te nel quale avrai accesso a una riserva di potere, diceva il manualetto, molto 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 forte. Quindi un periodo nel quale magari devi prestare attenzione a quelle che sono le tue suggestioni, le casualità, i sogni o anche le sincronicità che ti succedono nella vita quotidiana. La carta della puzzola e della magnolia invece si lega bene al giudizio perché è una carta di solidarietà. È un po' come dire sei protetto, sei protetta, estendi questa protezione anche agli altri. Ma qui si parla proprio in senso fisico, dovresti poter aiutare qualcuno in questo periodo che ha bisogno magari di un qualcosa di fisico e potrebbe essere addirittura un qualcosa di fisico anche inteso come ospitalità o aiutare a trovare una dimensione abitativa o a ristrutturare o a risistemare una dimensione abitativa, ristrutturare col tempo che è, la vedo dura. Ma in generale queste due carte qua ci parlano comunque di un regalo in arrivo, quindi qui le possibilità sono diciamo tre o quattro. Con un giudizio ci sta anche un rinnovamento o un ritorno. Quindi il ritornone sarebbe la prima, il regalo, la possibilità di vedere diventare più forti i tuoi poteri psichici, l'aiuto offerto a qualcuno. Queste sono le quattro possibilità che mi vengono da questa stesa. Vediamo ora con i tarocchi, quale di queste possibilità, o se tutte magari, o un paio, è quella che più si addice a questa lettura. Poi siete tanti che guardate i video, quindi magari per una persona ci sarà un qualcosa, per uno ci sarà un'altra. Lo facciamo con un mazzo che non consulto da un po', gli Hermetic Tarot, un mazzo molto bello in bianco e nero, ma molto 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 suggestivo. Per te che hai scelto la variante del diaspro legno, questa cosa succederà da qui alla fine dell'anno, cosa? Il Re di Coppe. Il 9 di Coppe. Il 7 di denari. Hai aperto col giudizio e chiudi col mondo, quindi c'è una bella continuità qua. Vediamo un po' per te che hai scelto la variante del diaspro legno. La torre, il 5 di denari, la regina di coppe. Allora, torno a darti un po' le indicazioni che ti ho dato prima. La gran parte delle situazioni rappresentate da questa prima variante rappresenta veramente un aiuto economico che dai o che ti viene dato e in alcuni casi si tratta proprio di un aiuto materiale, quindi l'aiuto a sistemare la casa, a trovare la casa, oppure, che ne so, anche il prestare l'auto per dire, comunque sempre un aiuto materiale. In generale con un 7 di denari e un 5 di denari potrebbe trattarsi anche di un aiuto economico che dai o che ti viene dato, quello vedi a seconda della tua situazione, e che ti aiuta a risolvere un qualcosa sempre però inerente alla casa, perché qua c'è una regina di coppe. In generale, la maggioranza di situazioni di coloro che guarderanno questo video ha questa risposta qua. Però ci sono anche quelle sfumature che abbiamo detto prima. Per esempio, per qualcuno, per pochi, potrebbe essere veramente un regalo che ti sorprende da un qualcuno da cui non te lo aspettavi. E quindi magari anche per Natale o comunque per una festa vicina a Natale, per dire anche per l'8 dicembre, qualcuno ti fa un regalo che tu non aspettavi e da lì va a solidificarsi un'unione d'amicizia, ovviamente, non ti parlo di unioni. E anche in questo caso è un regalo che ha a che fare con una regina di coppe e quindi è un qualcosa di valore, ma anche di bello, quindi potrebbe essere un oggetto di valore, ma che comunque ha anche una certa estetica, ecco, mi viene da dire.
Questa però la vedo già minore rispetto all'aiuto che viene dato all'interno di una dimensione abitativa o per soldi. Infine, ci può essere anche effettivamente il riavvicinarsi di un qualcuno sempre con l'idea di regalarti un qualcosa o comunque di farti un presente, che è sempre comunque qualcosa che almeno per te ha valore ed è anche esteticamente bello, con l'intenzione comune comunque di ritrovare una dimensione. Hai un mondo dopo un giudizio, quindi comunque delle carte molto belle. Questa torre iniziale secondo me rappresenta un effetto sorpresa di fronte ad un qualcosa che non si muove. Ecco perché ti dico, nel caso dell'aiuto, è un aiuto che arriva e che arriva un po' come vedi in un sette di denari, un po' come se qualcuno dovesse trovare una soluzione rapida per quella che è la sua situazione economica o per quelle che sono magari le finanze in questo momento. Ecco, il 5 di denari rappresenta sia una spesa in termini di denari, quindi una fuoriuscita di denari, ma rappresenta anche un aiuto. Mentre il mondo e la regina di coppe mi rappresentano proprio la mondanità, il mondo come tuo microcosmo personale, e la regina di coppe di solito fa riferimento alla casa. Ecco perché qua ti dico, in generale alla fine c'è una comunione di intenti che va comunque a rendere questa lettura molto bella. Quello che ti ho detto inizialmente non lo cambio quando ho visto queste carte, quindi in sintesi, per rispondere anche in maniera molto veloce, se hai bisogno di soldi qua comunque c'è un aiuto economico, oppure magari sei veramente tu che aiuti qualcuno a livello materiale o economico. Se stai aspettando un ritorno, è possibile che qui la persona ti faccia una sorta di dono, può essere anche un dono immateriale, per carità, mi viene da dire, con una torre e un 5 di denari, quindi può essere anche qualcuno che ti fa un dono, nel senso che magari si cosparge il capo di cenere e torna pentito e ridento, o pentita e ridenta, però è sempre un qualcosa che tu trovi molto bello, c'è sempre comunque una comunione di intenti. Sul fatto invece che dicevo della riserva del proprio potere, qui come vedi c'è una sorta di illuminazione con questa torre che arriva a spaccare una quotidianità che verte anche un po' sulla perdita, sullo spreco di energie soprattutto qua, e appunto c'è un ritorno con una regina di coppe e il risveglio del mondo, comunque alla fine la centralità del mondo come carte. E appunto c'è un ritorno, dicevo, a quella che è una connessione molto forte, che probabilmente latente in te c'è stata sempre, con la carta della visione della regina di coppe, anche la carta della visionaria, del visionario, quindi la carta di chi riesce a risvegliare il proprio potere. Io le legherei così. In generale per te sembra essere un periodo nel quale la tua sensibilità, il tuo potere o la tua possibilità di capire oltre quello che è il linguaggio canonico o anche il linguaggio del corpo, insomma la tua intuitività è molto 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 più profonda in questo periodo, questo per tutti. Per qualcuno poi questo ti porta a condividere a livello materiale o a vederti condividere a livello materiale, quindi un regalo fatto da qualcuno che non ti aspetti, ma un regalo prezioso e anche bello, un aiuto economico che dai o che ti viene dato, ma secondo me qui è più che lo dai, o un aiuto con una casa, oppure ci posso mettere appunto anche il regalo, ma in termini immateriali, quindi da parte di una persona che stai aspettando. Quando si parla di persone che si sta aspettando, si pensa sempre a qualcuno che deve tornare in amore, ma può essere anche un qualcuno con cui magari vuoi recuperare il rapporto, che ne so, genitore figlio e via dicendo. Mi introduce tutto una carta di re di coppe, quindi mi parla della tua soddisfazione che si va a ritrovare qua giù, con la differenza che un re di coppe ha in positivo la capacità di sognare in grande, ma in negativo ha un po' la tendenza a perdersi nei propri sogni e quindi magari a piangersi addosso. Una regina di coppe ha invece in positivo la possibilità di avere una grande fertilità creativa, in negativo ha invece la sterilità di chi se le racconta e se le canta e se le suona, ecco, mi viene da dire. Quindi di fatto qui tu mi passi da una grande soddisfazione a una grande fertilità. Ecco perché ti dico qua la vedo positiva, a parte che introdotta da un giudizio, chiusa da un mondo, è positiva per forza.
nonostante ci sia questo momento nel quale c'è proprio uno scambio di qualcosa, o lo scambio è fisico, e secondo me lo dai tu, qui lo scambio fisico, o è immateriale, e allora c'è qualcuno che torna per un obiettivo comune, oppure può essere un regalo che ti viene fatto di valore. In generale le situazioni sono queste, sono carte molto dirette, questa variante forse durerà un po' meno, però ecco, questa è una bella variante, parla molto di pragmaticità, e qui c'è proprio un dono, che poi sia immateriale o che sia materiale, è un dono che tu senti poi alla fine di aver ricevuto dall'universo, anche se fossi tu la persona che aiuta qualcun altro, questo o questa sapranno poi ricompensarti. Queste carte mi hanno detto tutto, ti ringrazio per aver visto questa variante, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ciao variante della Gemma della Pace, andiamo a vedere anche per te qual è l'evento che accadrà entro la fine dell'anno. Il Papa, la datura e il Coyote, l'Assenzio, il Sole e il Trifoglio. Beh, se non altro sono in arrivo tempi migliori, con un Sole e un Trifoglio che arrivano comunque a parlare del fatto che superata una tempesta o superato un momento di incertezze o anche semplicemente un momento di staticità, c'è in arrivo un qualcosa di meglio per noi. Ma questo meglio deve passare da una prova importante, perché la datura e il coyote parlano di quello che è uno straniero, un qualcuno che non ci è completamente conosciuto. Ora, potrebbe essere anche una persona che conosci, ma che ha atteggiamenti che non... Forse non riesci a vedere accostati a quella persona. Un po' fai attenzione a una persona manipolatrice o qualcuno che non è completamente sincero o sincera con te, con una carta di Assenzio che ci dice devi purificarti da quelle che sono tossine o situazioni tossiche. Quindi di fatto qui sembrerebbe che c'è lo sventare un qualcosa ai nostri danni o magari lo smascherare un qualcuno che non è completamente onesto con noi. In questo caso il Papa, che è la carta della rivelazione dei segreti, potrebbe effettivamente parlare del fatto che qui riuscirai a depurarti, a depurare la tua vita da un qualcuno di tossico, o magari a rompere una relazione che non ti risuona più, o a rompere un contratto di lavoro che magari non ti dà quello che cerchi. Insomma, sembra che tu riesca a scoprire un qualcosa che mina un po' quella che è la tua serenità, o comunque è un po' limitante per te, o addirittura riesca a rompere un qualcosa che hai già individuato, che percepisci appunto come estraneo o straniero a quella che è poi la tua visione della vita. Insomma, qua, nonostante una rottura, ti dice guarda, preparati a tempi molto 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 più belli e produttivi. Con l'Hermetic Tarot, un tarocco meraviglioso, andiamo a vedere per te che hai scelto la variante della Gemma della Pace. Qual è l'evento che arriva per te entro la fine dell'anno? La forza. Beh, può rappresentare anche una vittoria legale se qua ci fosse magari una causa in corso. Il Papa di fatto è anche comunque un giudice o un avvocato. Il cavallo di coppe, il re di coppe, la regina di spade. La ruota di fortuna, il 9 di spade, il sole. Beh, allora verrebbe da pensare effettivamente che qui c'è una rottura importante, un cavallo di coppe che porta il dono
su una ruota di fortuna, porta la coppa nel tarocco marsigliese classico, su una ruota di fortuna, quindi viene a svoltare una situazione in positivo, ovviamente, perché in fondo hai un sole, però questo sole passa appunto per una regina di spade ed è un re di coppe su un 9 di spade, quindi l'interiorità ferita. Forse potrebbe trattarsi di una scelta che non sai fare e che devi fare. È portato o portata da quelle che sono le circostanze, quindi magari una rottura inevitabile che si consuma nonostante il tentativo di conciliare due parti. Certo, quello che qui ci si può vedere maggiormente è la chiusura di una storia lavorativa o di coppia o la vittoria di una causa legale, magari con un po' di amaro in bocca per come sono andate le cose, però in generale poi ti arriva un sole, parti da una forza che è una sensazione di trionfo. E arrivi con un sole che è la certezza di un trionfo, anche se alla luce di una regina di spade, un qualcuno che non si arrende, un qualcuno che comunque ormai ha scelto, ormai ha deciso, vuole andare per questa strada, vuole darsi nuove possibilità, non si piega a quello che è, magari anche fosse questo cavallo di coppe, un qualcuno che tenta un po' di manipolare le nostre intenzioni per veicolarci nelle scelte, per direzionare un po' quelle che sono le nostre energie. Certo che qui, ti ripeto, quello che mi colpisce di più è un re di coppe su un 9 di spade, quindi un'interiorità ferita. È come se tu dovessi interrompere un qualche tipo di relazione amicale, d'affetto, lavorativa, ma non vuoi farlo, non vuoi interrompere, un po' come quando magari si vuole interrompere la classica storia d'amore, però si vuole ancora una certa forma di bene alla persona con cui si sta. E quindi qui è come se non ci fosse la volontà di interrompere veramente del tutto il rapporto. In alternativa può essere anche un rapporto già rotto, ma che in realtà stenti a rilasciare per quella che è stata la grande sofferenza. Un 9 di spade su un re di coppe è un'interiorità ferita in maniera molto, molto, molto forte. Però qua c'è un cavallo di coppe, ti ripeto, comunque ci sono delle nuove possibilità che tu forse percepisci o hai percepito inizialmente come manipolatorie, ma che portano una intenzione solare, mi viene da dire, perché la ruota di fortuna, poi una carta solare molto è legata al fuoco, per sbocciare poi in un sole, la sensazione di appagamento, di aver sbugiardato un qualcuno che magari non era sincero o sincera con noi e che magari proprio in questi mesi riusciremo a mettere un po' spalle al muro per far confessare la verità, la sensazione di taglio con l'amaro in bocca, appunto, per aver magari rilasciato indietro un qualcosa che ci dava soddisfazione o un qualcuno che comunque fondamentalmente ci ha fatto vivere una bella stagione della vita, si scontra poi con una regina di spade, quindi alla fine la certezza, l'assertività di dire alla fine ho scelto un cammino e questo faccio, e col trionfo di un sole. Sono in arrivo tempi migliori, molto 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 belli per te che hai scelto la variante della gemma della pace, ma c'è un taglio importantissimo da fare. Vediamo un po' se questo taglio è più in amore, nel lavoro, poi siete tanti, per qualcuno sarà in amicizia, per qualcuno sarà in amore, per qualcuno sarà nel lavoro. C'è da epurarsi da una situazione tossica fondamentalmente. La morte, vedi? Il cavallo di bastoni e l'otto di coppe. Allora, il cavallo di bastoni può essere anche un rivale in amore, quindi un rivale in amore che c'è al momento, che c'è stato in passato e che ha portato a una rottura, appunto, che ancora non riesci a lavorare. Magari qua sei ancora in causa di divorzio. L'otto di coppe è il rilascio definitivo, pur sempre di nuovo con una punta di amaro in bocca. Tra l'altro, l'otto di coppe è la strada, e questa forse è la buona notizia di tutta questa lettura, che si va a percorrere perché alla fine si capisce che bisogna abbracciare la nostra intimità. Qui è come se tu ti andassi a sdoganare da un qualcosa di pesantemente tossico, che poi sia l'amore, come mi lasciano intendere più queste carte, o che sia un'altra situazione,
È come se tu ti andassi a sdoganare appunto da qualcosa di molto tossico per te, ma non tanto perché questo qualcosa, perché tu hai capito chi sei interiormente, è come se tu ti riprendessi quella fetta di vita che ti è stata tolta. È in questo senso il bello della lettura e quindi in questi 3 mesi magari inizialmente potrebbe arrivarti una delusione da parte di qualcuno che magari ti dà una pugnalata alle spalle. Oppure può essere appunto una causa legale che si risolve, o magari il fare appello ad un'autorità morale, un po' come quando nelle famiglie si dice qua abbiamo sempre fatto così, cioè comunque ti porta ad un conflitto, ti porta ad un epurarti da una situazione, a una persona che ti porta a tossicità, pur con un grande, grande, grande senso di smarrimento. E nonostante questo senso di smarrimento che ti lascia inizialmente, in realtà tu qui ritrovi te stesso, ritrovi te stessa. E il vero nocciolo della questione, secondo me, non è tanto nell'azione del rilasciare un qualcuno o un qualcosa, più un qualcuno qua, secondo me, quanto nell'abbracciare le proprie stanze interiori per dire io voglio brillare come questo sole. Cioè, tu all'inizio hai un papa, alla fine hai un sole, all'inizio hai il rappresentante della divinità, del massimo dell'universo in terra e alla fine hai il massimo dell'universo proprio come personificazione. Quindi qua è proprio per te un riuscire a districarti da un labirinto di bugie, inganni, cose non dette, cose imposte, manipolazioni, dove appunto vai a fare questa grande pulizia. E dove alla fine hai il dono più grande è restare solo con te stesso, con te stessa, ma in positivo, soprattutto per abbracciare quello che è un destino completamente rinnovato o quella che è la percezione di un destino rinnovato, che comunque si avvia molto in positivo con una forza, un sole, e anche se vogliamo un 8 di coppe, è certamente una situazione nella quale puoi dare il meglio di te anche nella vita in generale. L'8 di coppe fondamentalmente non si priva delle esperienze. Il sole raggiunge il successo, la regina di spade non si arrende. Insomma, non è male come programma. Diciamo che puoi chiudere una situazione molto deleteria. Soprattutto, mi viene da dire, non sarà per tutti, o di coppia o una situazione legale che comunque ti preoccupa, che non deve essere necessariamente legata alla coppia. Bella, bella, bella questa variante, queste carte mi hanno detto tutto. Ti ringrazio per aver visto questa seconda variante. Se ti è piaciuta, ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Benvenuto, benvenuta variante del Diaspro Brecciato. Andiamo a vedere anche per te quale evento da qui alla fine dell'anno. Il Diavolo, l'Ariete e la Dalia, l'Albero di Drago. La torre e la casa. Allora, per qualcuno, lo dico subito così me lo levo nel caso chiudi il video, ferma tutto, la torre e la casa sono un desiderio e una concretizzazione in divenire di paternità o maternità. Questo però cozza un po' con queste altre carte che in realtà non parlano proprio di questo, anzi è più facile che parlano di raggiungimento dei propri obiettivi nel caso dell'Ariete e della Dalia o del Montone e la Dalia, non mi ricordo Rem che traduzione, mi sembra più Ariete. E l'Albero del Sangue di Drago parla del fatto che comunque troviamo un nuovo slancio vitale e riusciamo appunto a proiettarci, a focalizzarci nei nostri obiettivi. Il Diavolo ha un sacco di significati, parla di entrata di denaro, parla di quella che è la possibilità di attingere un grande serbatoio di riserve creative, può parlare anche di un qualcuno forse poco chiaro con noi, per carità, questo poi è tutto da vedere con le carte. Quindi in generale qua è più il senso di un periodo nel quale forse c'è il raggiungimento di un obiettivo importante o la maturazione di un obiettivo importante che appunto per alcuni si concretizza anche in un qualcosa legato alla famiglia. Certo, però le carte fanno più riferimento alla tua solitudine, non tanto solitudine fisica quanto solitudine intellettuale. Fai un po' la differenza tu che hai scelto questa terza variante. Sono carte molto belle per quanto riguarda la pragmaticità nella vita, perché
lavoro, soldi, denaro, realizzazione, ambizioni, tutto ciò che comunque contribuisce a renderci più solidi, più stabili. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante del diaspro brecciato. Lo facciamo con gli Hermetic Tarot, un mazzo che non consulto da un po', mi piace tornare a consultarlo. Vediamo un po' qual è quell'evento che accadrà da qui alla fine dell'anno. La luna. Sai cosa non ti ho detto delle carte prima e cosa invece mi viene da pensare alla luce della luna? Sia il montone e la dalia per alcuni versi, sia la carta del sangue di drago parlano di viaggiare e la luna anche. Qui potrebbe esserci un viaggio che compi in solitudine o che compi da solo, da sola. Comunque importante, 9 di denari, 6 di coppe, la stella. Secondo me si tratta proprio di uno spostamento, sai? Sì, il carro, assolutamente. Il 3 di denari. E il 3 di bastoni. Allora, al 90% è un viaggio che fa in solitudine, per la maggior parte legato alle tue ambizioni o al lavoro. E non è un viaggio mentale questo, questo è un viaggio fisico. Sono troppe le carte di viaggio che escono. Carro, 6 di coppe. La carta della luna a loro modo, 2, 3 di bastoni e 3 di denari, per certi versi anche la stella potrebbe essere un viaggio in un posto dove c'è natura o comunque in un posto che ti piace particolarmente, dove stai bene, dove ti senti bene. Però si tratta, vedi, di un 9 di denari, di un qualcosa che comunque per te rappresenta un investimento in termini di tempo, in termini di energia, in termini di progetti lavorativi, in termini di ambizioni e via dicendo. Comunque è sempre in termini di proiettarti nella crescita delle tue risorse più che crescita personale. Ecco che qui c'è, per i più, per il 90% si tratta di un viaggio dovuto a questioni lavorative o creative che comunque ti dà un qualcosa di importante o comunque ti dà un'occasione importante, se non addirittura per qualcuno si tratta di un viaggio che ti frutta in termini di accordi lavorativi o finanziari. In generale è questo. Per qualcun altro ci posso vedere addirittura il discorso di un confronto con le figure genitoriali o con la storia familiare e un decidere di allontanarsi da casa, oppure se non stai più in casa è proprio il prendere atto che forse bisogna cominciare a pensare a spostarsi, ad avere... perché nei casi più estremi c'è proprio l'idea di trasferimento qua. E però in generale secondo me sono più carte di viaggio con un 3 di bastoni. Però per qualcuno sarà veramente un cambio di casa. Quindi le cose qua sono principalmente tre. Incremento del potenziale degli obiettivi del lavoro nei quali c'entra un viaggio legato appunto al guadagnare. Viaggio per la ricerca di una nuova abitazione con nuova abitazione che viene trovata un po' in ritardo, qui potrebbero essere anche i primi mesi dell'anno nuovo o comunque potrebbe essere al ridosso della fine dell'anno, oppure appunto pesante confronto con quelle che sono le figure soprattutto della propria storia familiare o genitoriali. E anche qui però di mezzo c'è un pensare a soluzioni abitative diverse che poi si vanno a concretizzare con una stella e un 3 di bastoni. Soprattutto il discorso della figura paterna lo tolgo dalla torre e dalla casa, che è uno dei significati, appunto c'è il viaggio ma c'è anche il confronto alla figura paterna o il desiderio di paternità. Quindi in generale qua per la stragrande maggioranza è proprio un viaggio legato ad affari, a soldi,
Potrebbe essere anche che te ne vai a riscuotere una vincita, io posso anche buttarla così. O comunque è sempre un viaggio legato a quella che è il miglioramento della propria situazione, materiale o economica. Quindi il 90% è questo. E lo fa in solitudine. Diciamo che il restante 10% si divide fra rottura con la famiglia e quindi allontanamento con trovare nuova soluzione o comunque cercare nuova soluzione. Rottura con l'attuale situazione abitativa, se non c'è famiglia, e anche lì trovare una nuova soluzione, oppure può essere un trasferimento per qualcuno anche molto lontano, che però dura nel tempo, per dire il classico vado 6 mesi a Milano, per dire ipotesi, e questo può essere legato anche al lavoro, perché comunque è sempre legato a quella che è il tuo investire. Però principalmente qua c'è proprio uno spostamento in solitudine che una volta che è stato fatto ti arricchisce per la maggior parte sul piano della realizzazione personale e del denaro, per un'altra parte ti arricchisce proprio sul piano della fisicità intesa come ambiente che comunque vai a vivere. È comunque un viaggio importantissimo per te e probabilmente questo viaggio, mi viene anche da dirti, potrebbe essere legato a quelle che sono le dinamiche familiari. Ora, anche in questo caso va un pochino, uno potrebbe dirmi, ma io faccio il commesso, la commessa, e mio babbo faceva il dipendente comunale, ma che c'entra? Ma magari ti ha trasmesso dei valori o ti ha trasmesso delle passioni che trovano sbocco in questo viaggio qua. Potrebbe essere anche così, ecco, per dire, per qualcuno. Comunque di base c'è uno spostamento. Vediamo un po' questo spostamento a cosa è finalizzato, perché qui è fin troppo chiaro. Tre di bastoni può essere anche l'andare, per dire, la persona che dice: guarda, la famiglia c'ha la casa in Sardegna. Quello dice: oh, la casa in Sardegna mi garba. La vado a prendere io, ci vado a lavorare io, la vado. Quindi può essere anche il viaggiare per recuperare un bene di famiglia, però c'è sempre un bene materiale, un incremento della materialità di mezzo qua. È un po' perché viaggi, come mai fai questo viaggio? Quattro di bastoni, vedi, sempre il discorso famiglia c'entra. Quattro di coppe, il benessere. 5 di denari. Perché questo 5 di denari? Otto di spade, eremita, innamorato. Allora, secondo me qua può essere un viaggio legato al benessere materiale per un qualcosa, 5 di denari, che comunque o appunto si è lasciato indietro, ti facevo l'esempio della casa di famiglia, oppure il 5 di denari può essere anche un qualcosa che ci serve per aiutare la famiglia, quindi può essere anche il dire: guarda, vado come ti ho fatto l'esempio prima, 6 mesi a lavorare in questa situazione, perché magari riesco ad avere di più, riesco. Però vedi, qua c'è un 8 di spade e un eremita, quindi è un qualcosa che viene da lontano e che è fermo, e qui c'è una scelta, c'è un innamorato, c'è un bivio, c'è una crescita, c'è un'evoluzione. Direi che per di più qua il viaggio è rappresentato proprio da o verso una possibilità che abbiamo lasciato nel passato. Sì. Per dire, recuperi la casa di famiglia, ti trasferisci in una casa che era della famiglia, recuperi un'attitudine lavorativa del passato, recuperi una passione del passato, recuperi. E qui c'è un viaggio legato ad un qualcosa che si era arenato come passione tua o come situazione familiare, proviene dalla tua storia familiare, quindi come attitudine mentale, sia per esempio, la famiglia dove si è sempre fatto sport, magari il figlio ha lasciato perdere lo sport, invece qui riprende. Oppure proprio il recupero di un bene di famiglia.
Quindi è legato comunque a qualcosa che fa parte della tua storia o della storia della tua famiglia. È un viaggio che fa in solitudine, ma quello che a me interessa, stella e 3D bastoni, comunque ti porta a un beneficio materiale. Ed è una cosa, secondo me, anche che nasce in maniera molto repentina, perché poi è vero che c'è un 6 di coppe e un 3 di denari, quindi ci sono comunicazioni, ci sono comunque degli accordi che mirano a star meglio o a far star meglio, però comunque 3 di bastoni è anche abbastanza veloce. Mediamente anche la stella non è velocissima come carta, però qua mi esce nelle intenzioni, mentre invece nei fatti mi ci esce il 3 di bastoni. Quindi secondo me qua è proprio un qualcosa di cammino che ti porta poi appunto ad avere un miglioramento netto della vita, ma sempre partendo da delle basi della tua storia, della storia familiare, e comporta uno spostamento, ecco. Questo mi viene da dire. Queste carte mi hanno detto tutto. Ti ringrazio per aver visto questa terza variante. Se ti è piaciuta, ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!